Amici di vanovarava.it, un saluto da Marco Cito. Benvenuti a una nuova puntata di Detto Fra Noi, l'appuntamento nel quale vi raccontiamo le vicende del Novara Calcio. Siamo qui con il nostro direttore Giovanni Chiorazzi. Un saluto a tutti i tifosi. E il nostro redattore Mirko Inverno. Ciao Marco, un saluto a tutti i nostri amici. Una puntata sicuramente sorridente, perché vi andiamo a raccontare uno splendido 4-0 ottenuto a Verona. Insomma, la prima vittoria stagionale in trasferta è roboante ed è contro la classifica, la prima in classifica, Giovanni. Sì, sicuramente, come hai detto tu, una vittoria importantissima perché arriva contro la squadra più forte e quella più attrezzata di tutta la serie cadetta, perché infonde fiducia nei tifosi e nei giocatori azzurri, e poi perché chiaramente è la prima vittoria in trasferta, quindi ha un peso notevole, un successo che i tifosi aspettavano dall'inizio della stagione, quindi sicuramente avrà un impatto anche a livello psicologico. Ecco, una vittoria che è frutto forse anche del cambio di modulo, no? Novara che è passato a un 3-5-2, un 5-3-2, insomma dipende se la fase è offensiva o difensiva. Mirko, cosa ne pensi? Io penso che innanzitutto voglio dire che finalmente in trasferta abbiamo sfatato questo tabù. Sembrava quasi una maledizione, insomma, in trasferta avevamo 0 punti, quindi questa casella è stata per fortuna nostra tolta. Oltretutto l'abbiamo fatto in casa del Verona, che praticamente aveva lasciato solo le briciole all'avversario, praticamente aveva vinto tutte le partite a parte un pareggio, e questo cambio di modulo mi è passato opportuno. Ho visto un Novara più solido, più concreto, soprattutto finalmente più cinico, e anche se obiettivamente la vittoria, magari il 4-0 è molto largo, però bisogna dire che il Novara ha bisogno di questo, e speriamo che domenica sera il Novara riesca a fare contro il Frosinone secondo di classifica altri 3 ottimi punti importanti. Vittoria larga, ma in realtà il Novara che Giovanni fino al gol, diciamo, forse ha sofferto un pochettino, giustamente anche gli attacchi del Verona, però dopo il vantaggio praticamente ha fatto la partita, potevano forse anche essere di più i gol. Sì, le azioni non sono mancate ai giocatori del Novara, basta pensare alle 2 sprecate da Galabinov. È chiaro che il Novara si è ritrovato a giocare in un modo completamente diverso da quanto fatto fino adesso. Boscagli ha un po' screditato il suo modo di giocare, non si sa se perché per pretattica, visto che si andava a giocare contro la squadra più forte, oppure se effettivamente in allenamento qualcuno abbia valutato la migliore efficacia di questo modulo. La solidità difensiva del Novara è in primis il punto di svolta di questa vittoria, perché finalmente non si sono commesse leggerezze, e non è poco considerando che si stava giocando contro il Verona. Poi bisogna sottolineare sicuramente il centrocampo azzurro, che ha sicuramente come pericolosità è la squadra più attiva al Novara. Basta pensare che ad esempio Faragò, Viola e Casarini, tutti e 3 i centrocampisti titolari, sono andati a segno. Vuol dire che è una squadra che non è dipendente dagli attaccanti, ma è in grado di far segnare un po' tutti i componenti della squadra. Certo. Ecco, a proposito di questo, giustamente Giovanni sta sottolineando che stanno arrivando tanti gol dai centrocampisti, pochi purtroppo dagli attaccanti, però la nota positiva è anche un Galabinov, insomma, al di là degli errori che ci sono stati 2 sottoporta, ma ha fatto un gol splendido e soprattutto è sempre stato dentro il gioco, e questo penso sia importante per la... Assolutamente Marco, Galabinov non segnava oltretutto dalla prima giornata contro il Trapani con quel bellissimo gol su punizione. Ha fatto un gol che ricorda un po' Bettega Crespo di tacco, quello che ha fatto a Verona. Ha fatto un gol bellissimo, e questo è importante perché può far ritrovare una fiducia a un attaccante, perché l'attaccante vive assolutamente di gol. Per quanto riguarda il centrocampo, penso che Novara, come appunto diceva il direttore Giovanni, su 4 gol 3 sono venuti appunto da centrocampisti. Io volevo soffermarmi soprattutto, mi prendo, diciamo, questa cosa del singolo, su Paolo Faragò, perché Faragò già l'anno scorso aveva dimostrato ottime cose, ma quest'anno secondo me sta entrando in una dimensione di assoluta completezza. Per quanto riguarda la difesa, dicevamo del 3-5-2, se non ricordo male Boscagli aveva già attuato questo metodo nel finale delle 2 partite vittoriose con Avellino e Pazzi, se non ricordo male. Quindi diciamo, solo che lì l'avevo usato negli ultimi minuti, invece qui l'ha protratta la cosa per tutta la partita, è andata bene. Vediamo cosa pensa di fare per domenica, ma mi aspetto una conferma del modulo sicuramente. Tanto domenica è un'altra partita difficilissima contro un'altra big, contro il Frosinone, e pensi possa essere proposto il 3-5-2
o quantomeno anche bisognerà capire qua un po' la situazione dei difensori centrali, perché Kroos, ricordiamolo, manca perché è squalificato e Romagna sta così così questa settimana. Bisognerà valutare quello, come dicevi tu, perché l'assenza di Kroos in difesa è importante. È anche vero che il Novara si è ritrovato con un giocatore, fra virgolette, acquisito, che è Mantovani, un giocatore che sino all'anno scorso, almeno nella prima parte della stagione, era un titolare fisso, quindi dà ampie garanzie, come ha dimostrato anche contro il Verona, con una prestazione direi perfetta. Il sostituto naturale di Trust in questo caso potrebbe essere Romagna, però certo, in questa settimana di allenamenti Romagna sta accusando qualche fastidio, quindi non è così scontato che venga confermato il modulo con il quale Novara è sceso in campo al Bentegodi, ma è anche vero che solo Boscaglia potrà sciogliere ogni riserva e probabilmente lo farà solo all'ultimo. Potrebbe magari essere anche un 4-3-1-2 con Adorjan magari al posto dello squalificato Trust, oppure appunto come dicevamo prima. Ma tu cosa dici per questa partita? Soprattutto sarà l'atteggiamento forse fondamentale? Secondo me l'atteggiamento sarà, come dicevi appunto tu Marco, fondamentale. Io penso che, ritornando al discorso dello schema di gioco, se Romagna ce la fa, penso che Boscaglia opti ancora per il 3-5-2. In caso contrario, avendo appunto squalificato, non dimentichiamo però che in casa insomma il Novara ha fatto bene anche con la difesa 4, perché sì, 14 sì, punti, e l'ultima partita con la spalla insomma persa, è vero, però mancava una certa assenza importante. Però secondo me, Marco, penso che questa vittoria, figlia di uno schema, anche se non amo solo sottolineare sui numeri degli schemi, perché la differenza la fanno i giocatori, secondo me Frosinone secondo in classifica, il Novara farà una grande partita. Però ho la mia idea naturalmente, che se Romagna dovesse farcela, Boscaglia opterebbe per il 3-5-2. In caso contrario, avendo appunto trasqualificato Romagna indisponibile, più purtroppo il lungo del Gente Bay, diventa difficile allora a quel punto giocare a 5, magari il 4-3-1-2 con una torcia dietro le due punte sarebbe lo schema ideale. Io insomma vi ringrazio perché ci avete seguito anche questa volta, abbiamo diversi saluti da fare, le lascerei a te Giovanni, insomma i saluti di oggi, ci sono delle persone importanti anche da ringraziare. Sì, sicuramente ci state scrivendo in tanti e questo è sinonimo di una grande soddisfazione anche da parte nostra. Continuate a farlo, sempre l'indirizzo email è a redazione @vanovarava, .it ovviamente. Se avete delle necessità, dei chiarimenti, potete sicuramente farcelo sapere e noi andremo a rispondervi direttamente in trasmissione. Ecco appunto, salutiamo in particolare questa settimana Davide Guelleschi. Sì, che è il fotografo che ogni tanto ci fornisce le foto, quindi lo ringraziamo per il suo contributo. Sandro, Ivan, Roby e Stefania. E Stefania, sì. Ecco, chiaramente insomma vi porgo ancora un altro saluto da parte mia, dal nostro direttore Giovanni Chiorazzi. Un saluto a tutti i tifosi. E dal nostro Mirko Inverno. Ciao Marco, un saluto a tutti i nostri amici.